Allora, seconda parte sui prodotti must have del 2012. Vi ho lasciato con il primo video in sospeso perché non sono riuscita a girarlo e quindi mancavano i prodotti che per me sono stati migliori per quanto riguarda il make-up del viso. E mancavano i fondotinta, gli ombretti e le palette. Per quanto riguarda gli ombretti, nell'anno passato mi sono fissata particolarmente con gli ombretti in crema. E all'inizio un pochettino diffidavo perché avevo paura che potessero entrare nelle pieghe dell'occhio, fare un brutto effetto, non durare. Invece devo dire che mi sono particolarmente fissata con questi qua della Essence, gli Stay All Day, che ho utilizzato veramente tantissimo. In particolar modo ho utilizzato di più questi qua nelle tonalità grigie, perché quello viola e quello blu l'ho comprato a pochi mesi dalla fine del 2012, quindi non posso dire di averne fatto un uso intenso, però in generale mi sono fissata con questi ombretti qui dell'Essence, in particolare questi qua grigi, il numero 5, il numero 4 e il numero 3, e secondo me è un prodotto veramente molto versatile, lo possiamo utilizzare come base per dare quindi più colore agli ombretti che poi metteremo sopra in polvere, possiamo utilizzarli da soli per avere un tocco molto semplice ed efficace, per avere un look un pochettino più leggero, quindi sicuramente i prodotti che hanno caratterizzato il 2012 per quanto riguarda gli ombretti sono questi qua in crema, in particolare questi delle Essence, perché sono buoni, costano poco, non finiscono appunto all'interno delle pieghe dell'occhio e mi piacciono veramente tanto e sto continuando ad usarli tantissimo anche adesso. Per quanto riguarda invece gli ombretti in polvere normali, quelli mono, c'è un ombretto che ho utilizzato di più di tutti ed è un ombretto della Kiko ed è questo colore qui, che è il numero 130 ed è un colore nudo, un colore quasi color carne, color panna, questo qua. E l'ho utilizzato tanto proprio perché quando volevo creare dei make-up molto semplici o degli smoky con queste colorazioni tenue, ho utilizzato veramente tantissimo questo. Oppure quando non ho voglia di truccarmi, però voglio dare un attimino di tono, comunque di aspetto sano agli occhi, ho utilizzato veramente tantissimo questo ombrettino qui della Kiko. Per quanto riguarda la base per gli occhi, per tutto il 2012 ho utilizzato solo ed esclusivamente la I Love Stage della Essence, che tra l'altro ormai mi è quasi finita, non mi esce più niente dal tubino. Mi ci trovo veramente molto bene, costa pochissimo rispetto a tante altre basi per gli ombretti che troviamo in commercio, ha una buonissima durata e per il tipo di make-up che devo realizzare io su di me, quindi per una giornata normale, non sono una modella che deve fare delle foto, che deve avere una resa particolare del colore dell'ombretto eccetera, mi va benissimo, quindi questo è stato sicuramente un prodotto must have. Io utilizzo sempre 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 la base per gli occhi e questa base qui dell'Essence mi ha soddisfatta veramente tantissimo. Passando invece al fondotinta, per tutto il 2012 ho utilizzato solo ed esclusivamente il fondotinta minerale ed è stato quasi un record per me, perché io ho sempre utilizzato fondotinta fluidi, ma da quando ho scoperto e ovviamente acquistato il fondotinta minerale si può dire che ho utilizzato solo ed esclusivamente quello. Se non utilizzavo quello, voleva dire che non mi truccavo proprio sul viso, che non mettevo appunto nessun tipo di fondotinta e ho utilizzato veramente tantissimo un fondotinta comprato dal sito Minerals Will Work For You, detto proprio così con l'accento American, e è questo qui è nella tonalità Medium Rose. Ed è questo qua, ed è appunto questa tonalità abbastanza calda, abbastanza naturale, e alla quale ogni tanto vado ad aggiungere anche questa tonalità invece un pochettino più chiara, un pochettino più glow per dare un tocco di luce. E veramente nel 2012 ho utilizzato solo ed esclusivamente il fondotinta minerale perché mi ci trovo benissimo, è leggero, è quasi come un velo sul viso, mi lascia la pelle morbida, mi dà un colorito abbastanza naturale, non nasconde magari proprio le imperfezioni benissimo, quindi bisogna aiutarsi con del correttore, però mi ci trovo veramente bene, 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 e quindi per tutto il 2012 ho utilizzato solo ed esclusivamente questo tipo di fondotinta. Fondotinti liquidi non ne ho utilizzati.
Ma un'alternativa molto valida, e comunque anche questo non è proprio minerale, contiene oligoelementi minerali, è stato questo fondotinta della Deborah, di cui sono veramente innamorata. È questo fondotinta compatto in polvere pressata, come vedete nel centro si è già formato il solco perché sta quasi finendo, e ho utilizzato veramente tantissimo anche questo e sto continuando ad utilizzarlo. E questo è nella colorazione numero 3, che è un pelino troppo chiara per la mia colorazione. Infatti quando terminerò questo penso che proverò a prendere la colorazione un pochettino più calda, e anche questo mi piace tantissimo, lascia la pelle veramente morbidissima, vellutata, e comunque ne ho già parlato tantissimo in altri miei video, quindi sapete già comunque quali sono le caratteristiche di questo prodotto. Parlando invece delle palettine, io ne ho tante di palette, soprattutto ne ho tante della Sleek Makeup, e ci sono tre palette che ho utilizzato di più. La prima in assoluto, che ho utilizzato tantissimo, è questa qui della Too Faced, ed è la Naked Eye, famosissima comunque, fatta così. Ci sono appunto colorazioni sul marroncino, dorate, colorazioni, c'è questo rosa qui che è molto bello, ci sono questi tre colori qua che invece sono marroni più chiari, e gli ultimi due sono marroni molto 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 scuri. E questa palettina mi piace tantissimo perché permette di realizzare veramente dei look strepitosi, molto soft, molto sofisticati, quindi questo è stato uno dei prodotti che ho utilizzato di più e che mi portavo di più anche in giro per truccarmi. La seconda palettina che ho utilizzato davvero tanto, 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 e che devo dire nell'ultima parte dell'anno un po' accantonato perché mi sono un po' distaccata da quei colori, è la Good Girl della Sleek, e ve la faccio vedere all'interno. Ed è questa qua, quella con tutte queste cialdine sulle colorazioni del rosa, rosa lampone, rosa fragola, rosa Barbie. Queste le ho utilizzate veramente tantissimo, queste cialdine. C'era un periodo che mi truccavo solo ed esclusivamente con queste sfumature di rosa e mi piacevano veramente tanto, 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 tanto. Quindi l'ho utilizzata veramente tanto. Adesso da qui non si vede, ma su alcune cialdine c'è veramente il solco, che sta a testimoniare quanto io le abbia utilizzate. Mentre la seconda palette che ho utilizzato di più è sempre una palette della Sleek Makeup, ed è la Au Naturel, ed è quella con tutte le colorazioni sul marrone, che io definisco un pochettino la Naked economica, perché ha tante colorazioni che ricordano molto la Naked, e ovviamente per prezzo e anche per qualità non è paragonabile alla Naked, però è una validissima palettina e ha tutte appunto queste colorazioni sul marrone, e anche con questa palettina si possono realizzare veramente tantissime tipologie di make-up. Bene, questa era l'ultima parte appunto dei prodotti must have per quanto riguarda il make up del 2012. Adesso passiamo ai prodotti per la cura del corpo e dei capelli. Allora, per quanto riguarda i prodotti per il corpo, ci sono due prodotti principalmente che ho usato veramente tantissimo e che mi sono piaciuti veramente tantissimo. E il primo prodotto è questa crema della Caudalie, che è una marca francese, e anche questa crema comunque ve l'ho già mostrata in tantissimi video. In particolare questo qui è il balsamo goloso ultra nutriente riparatore lenitivo all'uva, gli estratti di vinaccioli. È una crema costosa perché costa 25,60 euro, ed è una follia secondo me spendere 25,60 euro per una crema per il corpo. Sono 200 ml di prodotto, ma sono veramente 200 ml di prodotto paradisiaco, nel senso che se avete la pelle proprio secca, 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 questa crema state sicuri che ve la rimetta a posto. La vostra pelle proprio si berrà questa crema in una maniera fantastica,
favolosa e non avrete più pelle secca, brutta da vedere, che tira. Quindi questa qui è già il secondo barattolo di crema che compro, e ricomprare per la seconda volta un barattolo di crema che costa 25,60 euro, che è un prezzo secondo me altissimo per una crema per il corpo, vuol dire che comunque il suo miracolo questa crema la fa. Quindi questo è stato uno dei prodotti che ho utilizzato assolutamente di più nel 2012 per il corpo. Un altro prodotto molto valido, sempre per il corpo e con un prezzo decisamente differente per fortuna, è questa crema nutriente protettiva della linea verde, Vivi Verde Coop. E sapete che è una linea biologica, non testata sugli animali, e la troviamo in tutti gli ipermercati e supermercati della Coop, e anche questa veramente per la pelle secca o per la pelle che diventa rossa è veramente fenomenale. Io l'ho quasi finita questa qui e devo dire che non l'ho utilizzata fin dai primi mesi del 2012, perché non mi ricordo prima di tutto se è uscita più tardi. Comunque ho cominciato a comprarla dopo l'estate, però sono veramente un bel po' di mesi che la sto utilizzando ogni volta che faccio la doccia e mi piace veramente tanto. Quindi questo è stato uno dei prodotti che veramente ho utilizzato di più, si può dire, in maniera più intensiva nel 2012. Ultimo prodotto per il corpo è uno scrub della Lush, che è il famoso signore dei granelli. Mi è rimasto ancora qui un bel pezzettone, perché me ne ero comprata un pezzo bello grosso e mi piace veramente tantissimo, mi piace un casino. Ha una profumazione veramente stupenda, io me lo mangerei. Per quanto sia un pochettino scomodo, perché sotto la doccia tutti quei granelli di nocciola che si attaccano alle pareti della doccia, si attaccano al muro, rimangono per terra, non vanno mai giù nello scarico, sono un pochettino fastidiosi, un pochettino antipatici. Però lo scrub sulla pelle è fenomenale, questa profumazione che si diffonde in tutta la doccia e che ti rimane sul corpo è qualcosa veramente di eccezionale. Io adoro questo scrub, ogni volta che lo utilizzo sto lì a tagliarlo col coltello, a prendere le misure di centimetro in centimetro per cercare di non consumarne mai troppo, perché non vorrei mai che mi finisse. Ovviamente si può andare a ricomprare, però siccome io la Lush non ce l'ho vicina e non ho l'opportunità di andarci sempre, quindi sto attenta a non sprecare troppo prodotto. Ovviamente mi sono cadute tutte le briciole e le noccioline addosso. E un altro prodotto che mi sento vivamente di nominare, che ho utilizzato da quest'estate fino a quando non mi è finito, è un altro scrub della Lush che vi ho già mostrato in diversi miei video perché mi era piaciuto tantissimo, ed è Atollo 13, anche quello fenomenale, è stato uno dei miei prodotti preferiti utilizzati durante l'anno passato. Passando alla cura del viso invece, ho tanti diversi prodotti. Il primo è sicuramente questa saponetta, che adesso non la riconoscerete perché ha cambiato dimensioni e forma, l'aspetto non è più quello, ma è la saponetta, è il sapone di Aleppo che avevo ricevuto all'interno di una glossy box, quindi è passato veramente tanto tempo, anche perché io ho preso solamente le prime glossy box che erano uscite, poi ho disdetto l'abbonamento, e questa qui è veramente un anno intero che la utilizzo, ed è la saponetta che utilizzo tutte le mattine per lavarmi il viso, ed è fantastica perché mi depura la pelle, mi secca magari i brufoletti o le imperfezioni che mi vengono fuori, me la mantiene pulita, mi va a stringere i pori, quindi io mi ci sono trovata veramente non bene di più. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, e anche questo l'ho acquistato da metà anno 2012 perché l'ho preso quest'estate, e anche questo ormai l'avete già visto, cioè vi uscirà veramente dagli occhi, è questo scrub qui di Yves Rocher, che è uno scrub a base di camomilla bio. E come vedete ormai è quasi finito, e questo qui mi piace tantissimo, penso che sia uno tra gli scrub migliori, dopo ovviamente quello fatto in casa con il miele e lo zucchero, per il viso, perché è molto delicato e non mi crea rossori, i semini all'interno non mi creano rossori perché sfogliano, scrubbano, ma in maniera molto delicata, e soprattutto una volta asciugato il viso rimane veramente morbido, vellutato, piacevole da accarezzare. Quindi questo è stato sicuramente uno dei prodotti must have del 2012. Procedendo, ho altri tre prodotti della linea Vivi Verde che vi voglio mostrare. Vado abbastanza velocemente perché per questi prodotti non c'è granché da dire, comunque ve li ho già mostrati. E uno è il latte detergente delicato, che è questo qui con la striscia azzurra, perché mi pare che ce ne sia anche un altro tipo.
lo struccante occhi, che ormai anche questo è finito, mi è arrivato qua, e anche questo lo trovo veramente fenomenale perché non è pesante, non appesantisce gli occhi, non li brucia, rimuove il trucco veramente con estrema facilità. E la crema viso nutriente protettiva, questa qui con la striscia rosa, mi raccomando, tendo a sottolineare i colori di questi prodotti della linea Vivi Verde Coop perché ce ne sono per diverse tipologie. E questa crema qui l'ho sostituita alla mia famosa crema della Do Brasil, quella dermonutriente di cui vi ho parlato tantissimo in tantissimi video, che anche quella è stato uno dei prodotti che ho utilizzato di più, però l'ho sostituita non perché quella non fosse più buona assolutamente, ma ero incuriosita tantissimo da questi prodotti, li ho voluti provare e mi sono trovata veramente benissimo anche con questa crema qui, se non forse meglio, spendendo anche decisamente meno. Un prodotto che ho comprato forse ad ottobre, adesso non mi ricordo che periodo preciso fosse del 2012, comunque verso la fine dell'anno, ma che è rientrato assolutamente a pieno titolo tra i miei preferiti e tra i must have del 2012, e che a me è già finito, è l'acqua di rose della Neutro Roberts. Questa è comparsa nei miei forse 4-5 video fa, non mi ricordo, comunque verso la fine appunto dell'anno, forse ottobre o addirittura i primi di novembre, adesso sinceramente non mi ricordo, ma veramente ho fatto proprio, cioè, la scoperta dell'acqua calda con l'acqua alle rose perché è finita, mi ci sono trovata veramente benissimo ed è uno di quei prodotti che non può mancare assolutamente anche a voi nella vostra routine per la cura del viso, quindi questa qui è assolutamente da prendere. Adesso ho provato a sostituirla con l'acqua termale della Avène, però non fa lo stesso effetto, infatti mi manca già tanto e non vedo l'ora di andare a ricomprarla. Ultimo prodotto per la cura del viso è la crema da notte. Io utilizzo questa qui della Do Brasil, comprata in erboristeria, che tra l'altro è già arrivata quasi alla fine, come vedete. L'ho utilizzata per tutto il 2012, devo essere sincera, ci sono alcune sere che sono talmente stanca che appena mi infilo nel letto mi addormento e non ho più voglia di rialzarmi per mettermi la crema da viso, però non è tanto importante la marca appunto della crema da viso quanto proprio la crema da viso in generale, perché tutte dovreste avere una crema da viso, la vostra crema da viso preferita, da mettere la sera. Cioè, vi prego, quanto è bella questa canzone di Bruno Mars. È la numero 10 del suo nuovo CD. Passo un po'. Ignoro il nome di questa canzone perché mi hanno regalato il CD masterizzato e c'era fotocopiata solo la copertina davanti, quindi non ho le tracce, i nomi delle canzoni, ovviamente poi me lo guarderò su internet. Comunque la canzone numero 10 mi piace veramente un casino, era romanticissima. Comunque, abbassiamo ancora un po'. Siamo arrivati ai prodotti per i capelli. Come voi sapete, io per quanto riguarda i capelli veramente sono un po' complicata perché sono alla costante ricerca del prodotto o dei prodotti perfetti che mi possano aiutare veramente a rendere i miei capelli migliori, perché ho un po' di problemi di capelli secchi, forse ancora non si era capito, ho 4 prodotti che ho cominciato ad utilizzare, che non ho più abbandonato perché mi sono piaciuti veramente tanto. E per il resto, per quanto riguarda shampoo, non vedrete appunto il mio shampoo preferito perché non c'è, ne ho utilizzati tanti, ne ho cambiati tanti, ma non c'è lo shampoo che sono andata a ricomprare 3-4 volte perché mi è piaciuto, l'ho stradorato, mi ha fatto i capelli come volevo, sapete che sono un pochettino particolare. Poi ho cominciato una fase un pochettino di eco bio, non eco bio, ho avuto le idee un pochettino confuse, quindi ho provato veramente diverse tipologie di prodotti, però purtroppo non sono ancora riuscita a trovare lo shampoo perfetto che mi faccia proprio impazzire, mi faccia i capelli bellissimi. E quindi passiamo subito, ve li faccio vedere. Il primo prodotto è un burro vegetale che ho comprato su Aromazon ed è il burro di karité. È finito purtroppo, ahimè, infatti devo fare un ordine su Aromazon, è rimasto solamente veramente
una piccolissima parte qui sul fondo e io ho adorato, 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 adorato questo prodotto perché ho fatto degli impacchi pre-shampoo con questo burro di karité insieme anche ad altri olietti fenomenali. Cioè veramente io quando mi facevo l'impacco con questo burro, ripeto insieme anche magari ad altri oli, avevo dei capelli stupendi, erano una roba spettacolare. Voi direte, ma quando mai che non ti abbiamo mai visto in un video con i capelli perfetti? No, comunque, probabilmente non ho mai girato un video dopo aver fatto appunto un impacco con questo prodotto, però mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente non si utilizza solamente per i capelli, ma io l'ho utilizzato prevalentemente per i capelli e mi ha dato veramente dei risultati ottimi, proprio ero contentissima, i miei capelli hanno risposto molto bene alle cure che ho fatto con questo burro vegetale. Inoltre me lo mettevo anche la sera sulle mani, me lo spalmavo un po' la sera sulle mani prima di andare a dormire, come se fosse una crema e mi ha aiutato veramente tantissimo. Sul corpo penso di non averlo mai utilizzato perché mi sembrava quasi come sprecarlo, visto che io lo utilizzavo prevalentemente per i miei capelli. E questo qui è il barattolino da 100 ml, infatti vorrei comprare un barattolo un pochettino più grosso perché comunque l'ho adorato, mi ci sono trovata bene, so che lo utilizzo tanto, almeno mi dura un pochettino di più. E un balsamo che ovviamente ormai, cioè, non ha neanche bisogno di presentazioni, anzi non lo nomino neanche, ve lo faccio solo vedere. E ho detto tutto, basta. Il mio preferito in assoluto, non ha bisogno di altro, passiamo avanti. Un altro prodotto che io ho utilizzato prevalentemente per i capelli, ma lo si può impiegare in tantissimi modi, è l'olio di jojoba. Anzi, avrei dovuto mostrarvelo anche prima tra i prodotti per il corpo, perché io ho utilizzato tantissimo l'olio di jojoba, anche come olio, diciamo, reidratante per la pelle dopo la doccia, oppure lo utilizzavo dopo aver fatto la ceretta fatta in casa, quella proprio con la cera liquida che si scioglie, utilizzavo l'olio di jojoba, lo strofinavo sulle parti dove era rimasto un pochettino di colla della cera, e me lo rimuoveva veramente con facilità. Però ho utilizzato veramente tantissimo questo olio di jojoba per fare appunto gli impacchi per i capelli. L'ho utilizzato tante volte insieme al burro di karité e mi ha dato veramente dei risultati fenomenali. Quindi questo è stato uno dei prodotti. Oltretutto questo è anche finito, ve lo faccio vedere, infatti andrà a finire nel video degli esauriti di novembre-dicembre, mi pare, perché adesso è da 2 mesi, mi pare, che non giro il video. E ultimo, ma non assolutamente per importanza, è un altro olio ed è il nostro amico, l'olio di cocco, che è il salvacapelli, come dico io, perché anche questo olio qui mi ha permesso di realizzare degli impacchi favolosi per i miei capelli e di ridare veramente vita ai miei capelli. Quindi ragazze, questi sono stati i miei prodotti preferiti del 2012 per quanto riguarda la cura del corpo e dei capelli. Fatemi sapere nei commenti quali sono i prodotti che avete utilizzato di più voi invece durante l'anno, con i quali vi siete trovata bene, se avete qualche consiglio su qualche prodotto buono da suggerirmi e da provare per i capelli o anche per il corpo, non fa differenza. Lasciatemi qualche commento, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!